Ciao ragazzi, bentornati su Annalisa Stories. Oggi vi voglio mostrare come ho trasformato la mia cucina con qualche piccolo accorgimento. La cucina è la parte di questa casa che mi convinceva meno al momento della scelta dell'appartamento. Come vedete è lunga e stretta e non ci sono mensole, dispense o mobili ausiliari a muro, eccetto i banconi. Nella casa in cui vivevamo prima non tenevamo troppo conto della cucina perché mangiavamo sempre fuori, di fretta, senza curarci troppo di cosa mangiassimo. Ma adesso che abbiamo cambiato il nostro stile di vita, la cucina è molto importante. Con il tempo ci siamo resi conto che in questa cucina c'è spazio a sufficienza per due. Basta sapere come organizzare gli alimenti e le stoviglie in base a regole semplici che ognuno di noi può prestabilirsi. Sicuramente la nostra cucina è lo spazio più ristretto della casa, tuttavia ci siamo resi conto che essendo noi in due non abbiamo bisogno di chissà quanto spazio e quindi è più che sufficiente. Come avrete visto dalle immagini precedenti, quando siamo arrivati in questa casa era completamente vuota. La cosa che ci preoccupava di più in realtà era il fatto che mancassero le varie mensole e i mobili ausiliari a muro, quelli classici delle cucine. Tuttavia poi ci siamo resi conto che le dispense che abbiamo qua sotto siano più che sufficienti. Sono un pochino scomode perché ce ne sono due sostanzialmente e sono un pochino dispersive. Ok, come vedete è un ripiano unico e quindi è molto difficile da tenere ordinato, anche perché tutti i sacchetti devono essere chiusi. Io uso la pinzetta perché mi trovo bene così. Mi viene un pochino scomodo ogni volta allungarmi per prendere qualcosa mentre cucino, quindi ho adottato questa soluzione, ovvero posizionare tutti i vari ingredienti all'interno di barattoli. Ovviamente potete farlo con le cose che utilizzate più spesso, come per esempio, non so, la pasta, il riso e queste cose qua, perché comunque sono a portata di mano, sono secondo me anche un po' decorativi per la cucina e vi permettono di mantenere la dispensa un pochino più ordinata. Oltre che essere una soluzione estetica, è anche una soluzione più che altro pratica, perché a me viene molto più comodo avere i biscotti magari qua nel barattolo piuttosto che andarmeli a pescare in quelle cianfrusaglie là sotto. Un'altra piccola dispensa si trova qua sotto, però è veramente limitata e qui più che altro preferisco tenere le spezie e l'olio, perché comunque è molto ridotto come spazio. Ho comunque deciso di adottare delle soluzioni anche un pochino estetiche, perché appunto la cucina è veramente triste e quindi ho deciso di aggiungere qualche cassetta in legno. La uso sia come contenitore, per esempio adesso ho questi cookies che devo ancora fare e questo barattolo lo tengo qua dentro, che mi dà un po' di colore. Qua invece ho posizionato una pianta perché secondo me fa un pochino di motivo. E invece da questa parte stessa cosa, ho posizionato quest'altra cassetta di legno e anche qua ho usato un'altra piantina. Mentre qui invece tengo la frutta in questo contenitore. Non sbaglio, anche questo è l'IKEA. Oggi mi trovo soltanto con tre banane, per il semplice fatto che parto a breve, quindi non ho la frutta per questo motivo qui. Un'altra soluzione che ho deciso di adottare è questa piccola cassettina, che oltre al fatto che la trovo molto carina, mi serve anche per raccogliere tutte le bustine del tè. Così da poter andare a buttare i contenitori, perché secondo me occupano soltanto uno spazio inutile. Un'altra soluzione pratica che abbiamo adottato è praticamente questa griglia, che esteticamente non è il massimo, però devo dire che è molto utile per poggiare i piatti caldi e le padelle, le pentole appena tolte dai fornelli. Capita a volte che se il piano non è troppo resistente, poggiandoci la padella rimanga la striscia, appunto l'alone di bruciatura. Invece da questa parte siamo ancora un po' work in progress, perché come vedete c'è solo una macchina del caffè
il tagliere. Questo piano più che altro lo utilizziamo per cucinare, quindi tagliare le verdure, posizionare le varie cose mentre cuciniamo. Però mi piacerebbe magari aggiungere qualche elemento per renderlo un pochino più carino. Nei prossimi video magari vi parlerò un pochino del perché la cucina è molto importante per noi, non soltanto dal punto di vista fisico, diciamo. E quindi ci vediamo prossimamente in un altro video. A presto!